Ragazzi, sto facendo il bonifico ora. Bonifico inviato. Guardate qua. Ho inviato il cavolo di bonifico della maledetta caparra per la casa. Momento importante, adesso capirò se perderò tutti questi soldi o riceverò la casa indietro. Questa è la prima parte del bonifico, ragazzi. Ce ne sarà un'altra e poi altri pagamenti. Farò un video dove spiegherò tutto per voi che vorrete comprare una casa, ragazzi, perché queste cose a me hanno fatto impazzire. Vi dicevo, oggi si lavora, siamo arrivati qua in villa in centro, alla fine. Adesso stiamo aspettando che arrivino i vari ospiti e macchinetta ce l'ho, le cose ce l'ho oggi, molto rilassata, a dire la verità, infatti non vedo l'ora che arrivi da mangiare. Ragazzi, guardate, siamo in Piazza Bra e purtroppo mi hanno chiesto di fare delle riprese con il drone, che ovviamente qua non si può usare, e quindi mi è toccato improvvisare con una steak, roba così. Magari vi faccio vedere qualcosina, giusto perché così capite un po' la vergogna. E niente, tra un po' dovrebbe finire questo. Ritorniamo nel punto di raduno, che ci sarà finalmente un aperitivo bello strong da catering Antoniazzi, per quelli di Verona, Mantova, provincia, è tipo il top assolutamente. Poi cenetta, torta, robe, dovrebbe finire per le 11, mezzanotte in teoria. Io spero il prima possibile, così cioè vado via e sparisco una volta per tutte. Comunque, tutto questo, tipo eravamo nella villa a lavorare prima, no? Io ho appoggiato il microfono di questa della Pocket 3 con la custodia sopra un tavolino e poi siamo dovuti scappare via, quindi spero che sia ancora lì nel tavolino. Per carità, è zona privata, però sapete che qualcuno magari prende, dice cambiamo idea, lo rubiamo. Oh ragazzi, finalmente è finito, adesso andiamo a farci questo benedetto aperitivo. Sto morendo di fame. La serata prosegue, ragazzi. Tra un po' finisco anche. Ci dovrebbe essere il taglio della torta tra poco. E poi iniziamo a sbaraccare, chiudere baracca burattini. E anche perché domani ho un matrimonio, quindi vorrei andare a letto a dormire tra un pochino. Comunque è incredibile perché siamo letteralmente a 200 di là. A 200 metri c'è Piazza Bra e ci sono questi giardini, cioè pazzesco, le corti interne di Verona sono pazzesche. Ok ragazzi, allora adesso c'è il taglio della torta, sono proprio affamato, goloso oserei dire, e poi andiamo via, o andiamo all'Andaro Fest dove ci sono gli altri, o se no vado a letto che devo decisamente recuperare un po' di sonno. Niente ragazzi, sono le 11 e mezza e adesso mi sono appena tornato a casa. Ignorate il fatto che abbia la giacca, ma fuori c'era un po' di venticello. E adesso devo salvare l'eclipse di oggi, cioè fare un backup e caricare la roba e poi andare assolutamente a letto, perché io tra 8 ore devo essere già sveglio per la prossima giornata di lavoro, perché domani ho un wedding tutto il giorno, un bel matrimonietto. E nel frattempo mi è arrivata una email dalla banca e ci sono dei problemi. Ciao, aggiungo questo canale. Vabbè, ci sono dei problemi. Mancano dei documenti da parte del venditore, quindi io ho paura, cioè porca puttana. Non importa. Non importa, ragazzi, non importa, non ci facciamo scoraggiare. Io adesso prendo la schedina, mi attacco la macchinetta alla presa di corrente così mi si carica e si spacca, ragazzi. Si spacca. Ah, le giornate a volte sono più impegnative del voluto, però d'altronde è sempre così. Sempre così. Allora, questo lo chiamiamo. Come lo chiamiamo? Questa era un'azienda che vendeva. Che cazzo vendeva? Legumi.
La cartella la chiamo legumi, sperando di ricordarmi, che poi magari dico, cazzo, è legumi, elimino, elimino tutto. Poi, oltre a questo, avevo anche una cosa molto importante. Avevo registrato tutto l'audio dentro. E avevo registrato l'audio tutto dentro il microfono qua dentro. Però ho dovuto microfonare il presidente di questa società per il suo discorso, no? E quindi mi sono salvato tutto. Oggi vorrei parlare della generosità delle persone che hanno donato la loro generosità a Beh, dai, noi. si sente. Voglio ringraziare tutti i dipendenti che ho sfruttato in questi anni e che sono riuscito grazie a loro a diventare milionario. Velocemente perché devo andare a letto. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ricordate, il Dio algoritmo si sfama delle interazioni che porgete gentilmente e che mi donate in questi video. E noi ci vediamo domani per il video del matrimonio. Non so quanto filmerò, però magari un vloggettino, qualcosa, un dietro le quinte. Behind the scenes, si riesce a fare. La cosa positiva di lavorare come fotografo o videomaker in questo tipo di eventi è che sono un invitato e mangio tanto e mangio bene e mi sfamo cose buone. Ragazzi, ci vediamo domani. Mamma mia, devo dormire. Io che volevo andare a fare serata stasera. No, si fattura.